questo incontro è stato organizzato in realtà con una modo, diciamo, con delle mirate leggermente diverse. Comunque l'obiettivo principale è creare un tavolo per incontrarsi e vedere di collaborare insieme, quindi unire le forze, visto che l'obiettivo, i problemi sono tanti, l'Italia, per cambiare l'Italia bisogna unire le forze il più possibile. Quindi l'obiettivo principale di questo incontro è creare un tavolo in cui gruppi diversi, associazioni, progetti diversi si cercano le modalità per unirsi. Io direi, con la raccomandazione di essere il più bravi possibile, perché non siamo pochi, la maggior parte di noi fanno parte, sono rappresentanti di gruppi, quindi verrebbe da parlare 10-20 minuti ciascuno, non possiamo farlo per ovvi motivi, però farei una piccola presentazione di ciascuno. Se qualcuno vuole, appunto, magari fa parte, ci sono più di una persona di uno stesso gruppo, può dire semplicemente nome e cognome e luogo di provenienza e passare oltre, non vuole nessuno. Quindi un paio di minuti a persona, diciamo come massimo, se uno parla di meno, male non fa. Tutti, quindi, Ciro Scognamiglio. Allora, io rappresento due cose, un'associazione sociale che è nata nel 2007 e ha costruito una rete socio-economica su tutte le province d'Italia, con l'obiettivo di dare alla gente, non tanto, diciamo, partendo dal disagio che esiste in tutti i settori di questo paese, i disagi ce l'hanno purtroppo anche i ricchi se si fermano i premi o se fanno sciopero, partendo dal disagio noi con le organizzazioni territoriali cerchiamo di costruire delle soluzioni. Il principio fondamentale quindi è di tipo politico economico. Gli abitanti che nelle scorse elezioni amministrative del 2009 ha messo all'opposizione tutti i partiti. È governata da liste civiche di cui la lista della rete dei cittadini per Aprilia fa parte la maggioranza. Ho lavorato molto sul territorio anche per referendum sull'acqua, ovviamente anche per Catapriglia c'è un comitato per la difesa dell'acqua pubblica molto importante, a livello conosciuto anche a livello nazionale, e diciamo, abbiamo fatto come attività politica per la ricerca di una persona, siamo riusciti a istituire il nostro territorio, nel nostro comune, il testamento biologico. Allora, sono Massimo De Meo, sono un genitore adottivo, sono nato a Foggia, ma sono trasferito nel Lazio in varie zone, da Formia, Gaeta, ad altri motivi di volontariato, appunto ad Alatri, dove abbiamo costruito un coordinamento di varie associazioni onlus sui temi dell'adozione internazionale, dell'ospitalità dei bambini dopo Chernobyl, degli aiuti all'infanzia e dei rapporti con le case di famiglia. E accennava qualcosa anche l'altro rappresentante quando parlava di cantieri, quelli più che di cantieri, cioè proprio di attività di formazione culturale, politica e amministrativa, sia per i candidati sia per gli eventuali amministratori, soprattutto nuovi e giovani, in modo da poter reggere alla competizione. Adolfo Portiglione, gruppo Facebook, un programma dell'Italia, collaboro con l'Unione del Movimento, in cui c'è anche Alessandro Lunietta, e sono referente anche di Vigilia Sociale. Che voglio sollevare, che è la questione della sovranità monetaria, che vedo che molti gruppi ancora devono parlare e non discutere. Questo è il problema principe, perché è il problema proprio della sovranità popolare. Se tu non gestisci la moneta, purtroppo vai sempre a ricasco di chi la gestisce. Cioè, provengo da gruppi grillini, diciamo. Chi sei? Alessandro Lunetta? Alessandro Lunetta, già! Qualcuno mi aveva riconosciuto dalla pettinatura. Quindi servono regole chiare, condivise, di chi si candida, di chi ha un qualsiasi posto di potere, piccolo o grande, due paginette firmate e sottoscritte dal candidato, di cui si obbliga per evitare i casi fioriti. Sono Angela Macchiver, faccio parte sia di Rete dei Cittadini che di Lista Civica Popolare Nazionale, che a giorni cambierà il nome in quanto si costituisce l'associazione. E con il nome 99% Sovranità e Democrazia. E che noi sosteniamo Rete dei Cittadini da Trento anche perché non abbiamo nessuno da candidare. Basta.
Io mi chiamo Giovanna Crescenzo, sono giornalista. E sto cercando un filone pulito in cui eventualmente riversare la mia piccola esperienza e dare il mio contributo. Buonasera a tutti, io mi chiamo Lucio Cercanei e diciamo di portavoce del movimento La Nostra Città per quello che riguarda la politica romana e invece della nostra Italia per quello che riguarda la politica nazionale. Credo che l'obiettivo sia condivisibile, che è uno solo, cambiamo questi politici con tutto quello che c'è dietro, mandiamoli tutti a casa. Se questo è l'obiettivo comune, al di là delle strade e delle strategie che dobbiamo intenziare ad arrivarci, fatto questo, qual è la strada per? Grazie, Giorgio. Giorgio Tempesti, Giorgio che è su Facebook. Secondo me poi ci sono delle iniziative da fare, come per esempio un referendum per annullare il Trattato di Lisbona. Il problema per una forza alternativa, è di gestire l'informazione. Sapere gestire, sapere comunicare, allargare il più possibile le capacità comunicative. Gli strumenti ce li abbiamo. Quindi bisogna avere anche questa coscienza, superare i limiti dei singoli gruppi, ma bisogna saperlo fare. E Lidia, recuperare la sovranità anche del Circo Indipendente di Roma. Oltre al fatto di riuscire a fare il servizio in modo diverso, qualitativamente, quindi sconfiggere la corruzione, l'interesse privato, il speculatore, eccetera, quindi gestire bene quello che c'è. Il problema è proprio uscire dall'euro e dall'Europa, da tutti i trattati che ci vincolano, e quindi fare un discorso diverso, qui il debito non è più il problema. Sono Volano, vengo da Latina. Faccio parte, sono stato nominato rappresentante per il Lazio per una lista civica nazionale. Cerchiamo di arrivare, evitiamo i personalismi, evitiamo, lo dico per me, lo dico per tutti, no? Perché sennò non arriveremo mai a una soluzione. Sono Assunta Chioccola, sono rappresentante provvisorio della Campania, referente per la Campania. Ho aderito a Rete dei Cittadini proprio per lo stesso motivo per cui ci vede tutti quanti riuniti qua adesso, per rimuovere questa classe politica che ci ha stufati. Proprio per parlare viso a viso con le persone che incontrerò, di poter garantire e dire no, il nostro gruppo assolutamente aborrisce l'idea dell'appoggio di questi politici. Tutti a casa. Possa essere fini, possa essere... Siamo tutti ragazzi dove stiamo cercando appunto di lavorare per distribuire più informazioni. Io inizialmente come Mirko Morelli ho cercato di rispingere sempre di più Alba Mediterranea e Rete dei Cittadini perché li conosco da un po' più di tempo. Quando c'è qualcosa, un partito, un movimento, si condivide e si cerca di farlo diventare più visibile. Buonasera a tutti, io mi chiamo Aldo Cattolini e attualmente mi occupo del settore dei rifiuti, cioè incentivano il cittadino a fare la raccolta differenziata dei rifiuti innanzitutto e il cittadino ci guadagna, ma comunque torno a ripetere che i rifiuti sono una risorsa. Prego. Allora, io sono Romano De Simone, questo voglio dire a tutti, io lo posso fare perché io scrivo 3.000 pagine l'anno di articoli giudiziari tecnici, va bene? Ok, sorry. Io sono Marco Natoli Biotti, detto Mark, sono un imprenditore del Lago di Como, originario di Milano. Mi trovo qua perché ritengo fondamentale che nonostante gli egoismi privati ci si unisca tutti insieme per l'unico scopo che è quello di non far luce alle elezioni né regionali né nazionali dei personaggi che per mestiere fanno i politicanti. Un movimento che si chiama Noi Cittadini per l'Italia, da più di voi parlare di incandidabilità, parlare di autofinanziarsi, e questi sono tutti aspetti che noi abbiamo scritti nero su bianco sul nostro codice etico.
che per noi è inderogabile. Quindi, sul programma, un programma politico se ne può parlare, se ne può discutere, perché ognuno ha le sue idee, la sua esperienza e la sua personalità. Sulla moralità non si può discutere. Sono Orazio Fermiani di Alba Mediterranea. Orazio Fermiani di Alba Mediterranea. Vogliamo immaginare. Cioè noi dobbiamo incominciare a pensare a un mondo che deve essere impostato secondo delle misure completamente diverse, probabilmente anche antagoniste a quello attuale. Il problema oggi attuale, principale, che crea poi tutti gli altri sottoproblemi di qualunque genere, dal spaccio della droga alla rapina a mano armata, al politico corrotto, alla tassazione tumultuosa che tutti i cittadini dobbiamo subire, sono tutti figli del sistema monetario corrotto, del sistema monetario che è mantenuto in questo stato per rendere in schiavitù e quindi portare a livelli estremi la tensione sociale che poi scaturirà nella rivolta, nella guerra in Libia piuttosto che in Siria, eccetera, eccetera. Mi chiamo Enrico Viciconte, sono un simpatizzante, un iscritto alla rete dei cittadini e sono un meridionalista. Il punto importante, vitale, secondo me, il primo punto è quello della questione morale. Già riuscire a mettere insieme, voglio dire, 100 persone, 100 militanti, 200 militanti, che sono persone per bene, che hanno le mani pulite, è uno schiaffo a questo regime, è una risposta, è una speranza alla gente che ci dovrà votare. Dobbiamo superare tutte le diversità che ci sono, cercare dei punti di contatto, limare le differenze e dare vita finalmente a qualcosa di nuovo e di pulito per la nostra regione, per il nostro comune, per il nostro paese. Grazie. Allora, io sono Anna Ricci e arrivo da Milano. Politica civica non riesco ad avere il tempo per approfondire, però la cosa che desidero tantissimo, dato che mi sembra che al 99% diciamo tutti le stesse cose, io sono qui che mi chiedo cosa aspettiamo a metterci insieme, che è l'unica operazione da fare se vogliamo scalzare quelli che ci sono. Buonasera a tutti, io sono Enrico Bianchi, faccio parte di Alba Mediterranea. Una cosa la dico anch'io, ma come cittadino, che come la signora Assunta diceva poco fa, anche io spero che questo movimento non faccia mai, mai nessun tipo, neanche lontanamente, di qualsiasi cosa che sia di far fare la verginità politica a qualche precedente, a qualche politico del precedente movimento. Perché io, rispetto alla signora Assunta che vedo come persona molto distinta e cordiale, io non lo sono per niente e stavolta il primo che fa una cosa del genere gli metto le mani addosso. Lo giuro quanto è vero che ho un figlio di 7 anni, sono stanco dei politici e dei politicanti che hanno rovinato questo paese e spero lo siate tutti, altrimenti non abbiamo nessuna risposta. Facciamo un moto d'orgoglio prima di tutto. Dobbiamo cambiare questo paese. Come? Nel Casimiro Corsi, sono qui a titolo personale, Corsi. Faccio parte di Arcipelago Scec, non era mai spiegato questa cosa, ho scoperto che esiste la sovranità monetaria che è fondamentale per tutte le altre sovranità, che gli altri problemi verrebbero risolti in un attimo avendo l'emissione della moneta in mano allo Stato e al popolo. Siamo presentati, adesso dobbiamo dire quello che dovremmo fare, una cosa molto semplice che si fa in questi casi, e cioè prendere un foglio di carta e scrivere le prime 5 motivazioni per cui noi dovremmo stare assieme, tra quello che si è detto, dopodiché si estrapolano quelle 4, 5, 6 motivazioni più condivise e su quello si fa un ragionamento di programma. Dopodiché andiamo avanti e presentiamo. Facciamo quello che dice Orazio, secondo me, trascriviamo, ora passa il libro, ora passiamo questo foglio, ciascuno scrive le 5 da 3 a 7, diciamo, le più o meno 5, non esageriamo, priorità di questo progetto che stiamo cercando. La giuria qui presente è votata.
parte scherzi, sono stati, io ho fatto un po' un'arbitraria unione, quindi il primo punto che è stato segnalato con 10 segnalazioni è la sovranità monetaria, mi sembra che è un buon in prima posizione. 10 segnalazioni, poi il ribaltamento della classe politica con varie differenze di idee, ma insomma era sempre quello il concetto, mandiamoli a casa, non alla casa, cioè, 9 sovranità territoriale, politica, democrazia partecipativa diretta, insomma in varie forme, 9. Poi questi sono i 3 grossi filoni, diciamo. Poi abbiamo una serie di altre cose che, essendo più particolari, sono state votate da meno persone, però non credo che siano meglio. E sono, con 3 voti, trasparenza, uscita dall'euro e revisione dei trattati internazionali, quella roba lì, 3 voti, incandidabilità dei condannati, 3 voti, il bene comune, qualità della vita, 2 punti, reddito di cittadinanza, creazione di un circuito monetario, 2 punti, riforma fiscale, 2 punti, onestà e competenza dei candidati, 2 punti. Queste, diciamo, sono le cose più votate. Poi ci sono alcune altri punti che non è che poi vanno in contrasto con questa roba qui, sono successive approfondimenti su cose specifiche, stop al finanziamento alla scuola privata, abolizione del segreto di Stato, eliminazione IMU prima casa, no alla privatizzazione dei beni comuni, insomma sprechi di pubblica amministrazione, riforma politica, riforma, norme anticorruzione, no apparentamento ai partiti, abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, sovranità culturale che poi però rientra anche nelle altre 15, non candidare già eletti in altre liste, vabbè questo rientrerebbe anche col discorso anticorruzione che abbiamo visto prima. Usare le differenze, cioè fare evidentemente delle differenze una forza, che poi era quello punto di partenza dei cittadini, cioè vari gruppi che ognuno mette il suo contributo e si mettono assieme i contributi, non per farsi la guerra ma per mettersi in comune delle diverse competenze, cioè revocabilità dei mandati, legalizzazione delle droghe leggere e sovranità politica territoriale con partecipazione dei cittadini, democratica, partecipativa, democrazia diretta, eccetera.